Benvenuti alla nuova puntata di City Report. Come potrete vedere oggi non siamo in studio, infatti un fuori studio, siamo nel cuore del problema. Siamo in via Beniamino della Torre 1, nella sala hobby, eccetera, per parlare con i cittadini e con i politici delle problematiche che abbiamo già evidenziato le scorse settimane. Come voi ben sapete, ultimamente questa azienda da noi citata diverse volte, quindi questa GL di Bari, ha avuto dei problemi con gli impianti antincendio. Una torre è andata a fuoco e purtroppo è morto un giovane ragazzo, altre torri sono andate a fuoco, fortunatamente sono state spente in tempo. Qui ancora non è successo niente, ma noi siamo arrivati prima. Perché? Perché ispezioniamo le situazioni come vanno ispezionate, non come certi sorveglianti di MM Case, che forse si dimenticano che dentro queste abitazioni ci sono degli esseri umani. E va bene, andiamo avanti. Direi che per oggi possiamo partire col primo filmato. Facciamo vedere il primo filmato per farvi vedere dove siamo. Dopodiché interverranno tutti i cittadini e tutte le persone che sono qui con noi. Andiamo avanti. Eccoci ritornati, avete potuto vedere i filmati di questi caseggiati di MM Case nel Municipio 8, una riqualificazione interessante, purtroppo portata avanti coi piedi, forse coi piedi è dir poco. Abbiamo sopralluogato tutte quante i vari palazzi, abbiamo visto le varie problematiche che ci sono e ci stupisce il fatto che questi palazzi hanno solo 12 anni. Perché sentiamo sempre parlare in tutti i giornali, in tutti i media, di questi palazzi che cadono a pezzi, eccetera, ma hanno 40-50 anni con magari 33 anni, come è successo settimana scorsa nella nostra puntata appunto di scorsa settimana, che hanno dei problemi. In questo caso un palazzo di 12 anni conciato in questa maniera si presta a dire che ha diversi problemi strutturali e di costruzione. E non diciamo altro per non dire che sono dei mascalzoni quelli che hanno costruito questa situazione. Ma passo il microfono a Aurelio Miranda, a Tiziana Pulvirenti, abitante appunto dello stabile numero 1, che ci dirà insomma quello che non va. Prego. Prego Tiziana. Prima però mi permetta un ringraziamento a tutte le persone, istituzionali o no, che sono qui con noi ora. Scusate, ma io mi sono fatta un promemoria, per cui leggerò.
È innegabile che da quando ci è stato assegnato l'alloggio, anche di fronte a gravi problemi abitativi, non abbiamo mai avuto una visita, mai una domanda, mai un'informazione, e ci sarebbe bastata. Non ci saremmo sentiti tremendamente abbandonati. Tutti noi siamo arrivati qui dopo o durante un percorso di vita difficile, molto difficile, e dopo l'assegnazione dell'alloggio abbiamo concretamente creduto che potevamo iniziare un nuovo progetto di vita per noi e per i nostri familiari. In realtà ci siamo trovati impotenti nel mezzo di gravi problemi abitativi. La fornitura dell'acqua mai regolare, infiltrazioni d'acqua alle pareti interne degli alloggi, riscaldamento assente nel periodo invernale anche per 4 mesi. Sistema antincendio, fuori servizio anche per 1 anno, è attualità. Abbiamo avuto gravi problemi fognari, iniziati una vigilia di Natale di anni fa, con successiva esondazione nell'alloggio sito al primo piano. In queste 3 torri sono stati alloggiati anziani allettati, paraplegici, persone bisognose di prestazioni infermieristiche e operatori sanitari di igiene. Ma purtroppo il citofono, appena installato, non funziona. Noi non chiediamo lusso, ma servizi funzionanti per poter sopravvivere. Un guasto è tollerabile, non la normalità del disservizio. Grazie a tutti voi che vi siete finalmente presi cura di noi. Grazie a te, Tiziana, che ci hai raccontato queste problematiche del tuo palazzo, che abbiamo riscontrato anche in video, quindi non sono elucubrazioni, dicesi sogni dei cittadini, ma sono cose concrete. Cose concrete che sa benissimo anche il consigliere del Municipio 8, Maria De Muzio, che vorrei intervenisse su questa situazione per raccontare quello che ha. Allora, io è 2 anni che mi occupo di questo contesto di palazzi popolari, cioè comunque gestione MM. La prima volta sono venuta a fare un sopralluogo qui nella Torre 1, successivamente ho presentato una mozione durante il consiglio del Municipio 8, alla quale però la giunta del municipio ha votato contro. Scusami, perché ti ha votato contro? Perché loro dicevano che avevano fatto questa delibera, che era in votazione lo stesso giorno, che non prendeva soltanto il civico 1 ma anche il 3 e il 5. Io purtroppo, non conoscendo la situazione del 3 e il 5, non mi sono permessa di scrivere niente, perché io prima di fare qualsiasi intervento voglio fare un sopralluogo e verificare le situazioni. Quindi si sono attaccati a una gabola per farti saltare questa situazione? Sì, hanno comunque votato contro, ma votato a favore nella loro delibera. E 2 anni però ancora i lavori faticano a venire fuori, cioè io miglioramenti che ho visto qua nel palazzo del civico 1 sono state le scale, ma è un miglioramento apparente, perché il problema principale che fa degradare la struttura sono le infiltrazioni. Finché non si sistemano le infiltrazioni, questo palazzo cioè questi 3 palazzi alla fine continueranno a degradarsi dall'interno. Il problema principale quindi è sistemare le infiltrazioni, è inutile fare la facciata e poi le infiltrazioni continuano ad esserci, ad essere presenti, perché nel giro di qualche anno tornerà tutto come prima, punto a capo. Ok, direi che già su questo potremmo costruire veramente una sommossa, perché non si possono mettere delle persone a vivere in condizioni che non siano agibili, con una certa qualità della vita, e qui sicuramente queste cose mancano. Lasciamo perdere che nei numeri pari ci sia anche un montacarichi in più, un ascensore più bello e diverse altre migliorie, però questo non significa che quelli dall'altra parte, che sono sempre nello stesso complesso, comunque nella stessa area, debbano vivere delle situazioni limite come quelle che ci sono qui, con le fognature che vengono fuori, con i cancelli che non vengono riparati e che permettono l'ingresso di tutti quanti.
questa settimana, poi vedrete le immagini, siamo andati a vedere dei box e non erano nelle massime condizioni. Adesso andiamo avanti, pubblicità. Eccoci rientrati, scusate, siamo nel fuori studio e quindi abbiamo delle situazioni particolari. Aurelio, puoi passare il microfono al signore che è alle nostre spalle? Sì, del caseggiato 3. Diamo un nome fittizio, Alfonso. Buonasera, mi chiamo Rosario. Vada avanti. Praticamente da noi la situazione è un po' migliore di questa qui, perché da noi stanno venendo, stanno intervenendo riguardo il soffitto, le porte antincendio li stanno aggiustando, le stanno prestinando, per cui cosa devo dire? Che da noi è un po' migliore di quella, dall'1 e il 5. Da quando sono iniziati i lavori? Il soffitto da oggi e le porte ieri. Che tempistica vi hanno dato? No, nessuna tempistica. L'unica Aurelio, cosa che ci ha detto, scusami, è il tempo. Ti aggiungo una cosa, noi siamo stati qui da 2 settimane fa, abbiamo già mandato in onda una puntata, nel frattempo, e credo che nessuno possa smentirmi, l'azienda GL degli antincendi è già stata mandata via, quindi è stato revocato l'appalto, o sbaglio? Sì, sì, giusto. E gli altri lavori, come c'erano stati promessi per mail, almeno dovrebbero iniziare. Poi io non ci metto le mani sul fuoco che li facciano bene, perché purtroppo sapete che mancano i controllori, i sorveglianti, e quindi il grande problema di tutti gli appalti pubblici di Milano è quello. Però giustamente ci stai dicendo hanno iniziato. Sì, hanno iniziato. Tu sei il nostro primo testimone per vedere se fanno bene i lavori, ce lo fai sapere se non va bene? Certo, ve lo faccio sapere. Io infatti ho visto che hanno portato i materiali, ho chiesto, mi ha detto che devono fare il soffitto, ma no, lo faranno da lunedì, però lunedì hanno prevista pioggia, per cui tra martedì e mercoledì. Per cui vedremo poi il da farsi quello durante la settimana, ecco. Perfetto, io ti ringrazio perché comunque ci hai dato delle informazioni molto interessanti. Ritorno da Maria De Muzio, che è di questo municipio ed è quindi la persona migliore per, tra virgolette, attivarsi su questa situazione, su queste promesse che sono state fatte. Dimmi, cosa pensi di tutto ciò? Siamo intervenuti 2 settimane fa. Tempi tecnici un attimo. Allora, quello che mi sorprende è che venga fatto sempre a ridosso delle votazioni. Io avevo contattato anche l'anno scorso Rabaiotti, se anche Rabaiotti è venuto a ridosso delle votazioni, sia delle regionali che delle politiche. Poi mi sorprende che comunque non si occupano delle infiltrazioni. Io ripeto e ribadisco che le infiltrazioni è il problema principale. È inutile sistemare il resto spendendo soldi inutilmente, che se continua a piovere dentro poi ritorna tutto come prima. Poi volevo anche aggiungere una cosa, che avevo contattato l'ingegnere Paolo Viesti di MM, anche lui quindi a conoscenza sicuramente la situazione, perché l'ho portato io qua personalmente. Quanto tempo fa l'hai portato qua? Un anno fa, un l'hanno po' arrestato. Prima di... No, l'hanno arrestato. Ah, davvero? Sì. Bene, anche questo. Comunque prima che venisse bene, qua a Rabaiotti. Bene, avanti così. No, te lo volevo dire in diretta, perché così se devono querelarmi, querelatemi, perché ho gli atti già in mano, ok? Comunque, ripeto, il punto principale sono le infiltrazioni. Le infiltrazioni comunque costa ovviamente di più, ma non le fanno. Ma questo, se si faceva prima, non costava niente al Comune di Milano, perché la palazzina, avendo 12 anni, entro i 10 anni ci si può rivalere sulla ditta costruttrice. E così non hanno fatto. Ok, passiamo il microfono a Daniele Loro. Il signor che Daniele ci Loro. Racconterà, lui Buona è molto sera. Attivo su ogni situazione, quindi Buona ci racconta a 360 gradi e senza paura quello che non va. Guarda, dalla scorsa puntata, almeno qua, mi è cambiato ben poco. Io mi hai fatto una domanda, mi hai chiesto cosa vorresti. Io ti avevo risposto, guarda, vorrei una presenza da parte della proprietà, da parte di MM. Questa presenza non c'è. Nel senso che purtroppo tutti i giorni, costantemente, si ripresentano problemi su problemi e l'iter che noi inquilini ci troviamo ad affrontare è sempre lo stesso. Prendi, chiami il numero verde di MM, dai la segnalazione, 12 ore dopo richiami. 12 ore dopo ti svegli al mattino, richiami per risegnalare ancora il problema non è risolto, la sera richiami.
e vai avanti così, chiamando 2 o 3 volte al giorno per 10 giorni, una settimana, se sei fortunato, come è successo una decina di giorni fa, no? È uscito un tecnico a sistemare un problema di pressione dell'acqua, ha sistemato un problema e ne ha causato un altro, e quindi per 10 giorni siamo rimasti senza acqua calda, con poca pressione dell'acqua, non potevi lavarti, non potevi fare una lavatrice, non potevi fare nulla. Quindi diciamo che oltre, scusami se ti interrompo, prego. Quindi oltre il fatto che siano, diciamo, tardivi nel risolvere i problemi, abbiamo degli incompetenti che vengono a risolverli. Il problema, secondo me, e l'hai detto tu prima, cioè mancano i controllori, nel senso che quando, ti faccio il mio esempio, quando chiamo MM per fare una segnalazione, per aprire una pratica, per un problema, chi mi risponde all'altro capo del telefono non sa se l'intervento è stato fatto, non sa quando l'intervento verrà fatto e non ha assolutamente nessuna idea, nessun report di quello che succede. Avvisavo io nell'ultimo caso dell'uscita dell'intervento di una squadra di idraulici, e chi mi rispondeva dall'altro capo del telefono non ne sapeva nulla. Questo per me è agghiacciante, cioè io l'affitto lo pago tutti i santi mesi. Perfetto. Però mi aspetto un servizio in cambio. Perfetto, semplice. Hai detto chiaramente semplice. Quella che è la problematica non solo qui nel municipio 8, ma di tutti i municipi di Milano. Abbiamo degli incapaci, degli incompetenti, dei raccomandati che vengono messi in luoghi dove ci sarebbe sicuramente bisogno di persone responsabili e capaci, quindi è una conferma ulteriore. Direi, Aurelio, puoi passare il microfono a Tiziana Figlieri, che ci dà la sua opinione, insomma, su quello che accade, sulla manutenzione, su tutto quello che vuole. Siamo qui ad ascoltare i cittadini. Sì, buonasera. Io ringrazio tutta questa gente, innanzitutto, che si sta occupando di noi. Qui la situazione, ripeto, come hanno ripetuto gli altri inquilini, è non grave ma gravissima, in quanto abbiamo proprio paura che la torre verrà giù da un momento all'altro. Sono state fatte con materiali scadenti, sono state date in mano a imprese sbagliate, che forse avranno anche mangiato parecchio, perché la regione ha dato, come sempre in Italia succede questo, però metà vengono mangiati e metà vengono poi messi in atto, ma in un modo sbagliato i soldi, perché c'è una grande paura, ripeto, come hanno detto gli inquilini, di ristrutturazioni, di infiltrazioni, di proprio si sgretola il materiale. Abbiamo paura di tutto. Scusami, noi siamo Tiziana, gente... ti posso interrompere un attimo? Sì. Dico una cosa, perché tanto io ho l'abbonamento con le querele non portate a termine. Ecco. Allora, 12 anni fa è stato progettato questo intervento per costruzione di torre sia in edilizia convenzionata che in edilizia libera. Quando è stato presentato questo progetto, era un gran progetto, perché credo che tutti quanti sappiate cosa c'era prima da questa parte. Il problema è sempre quello, le sorveglianze dei lavori. È stato concesso a questa azienda, Coger, eccetera, poi se ne sono passate 6, di costruire 3 torri in libera vendita e 3 torri di edilizia convenzionata. Adesso tra un po' voi vedrete le immagini e il filmato e capirete cosa sto dicendo, proprio perché le costruzioni fatte in economia per evitare di pagare gli oneri di urbanizzazione, cioè quando si vuole costruire si prende un terreno, se si vende solamente le case privatamente si deve pagare la fognatura, i marciapiedi, l'asfalto, le linee elettriche, eccetera. Non le hanno pagate, hanno fatto in compensazione queste torri. Ma come le hanno fatte? Adesso le vedrete, possiamo andare col filmato. We'll be right back.
Siamo rientrati, avete visto questo nuovo filmato, veramente una situazione indecente, indecorosa, dove chiunque coi suoi occhi può vedere che c'è qualcosa che non va, ancora di più dovrebbe vederlo il proprietario dello stabile e i suoi addetti che sono appunto pagati per sorvegliare queste proprietà e per organizzare i lavori di ripristino. Torno un secondo dalla signora Tiziana che doveva finirmi un concetto. Sì, volevo parlare del signor Rabaiotti che l'anno scorso, cioè un anno e mezzo fa, è stato qui con promesse che non sono state mantenute, anzi addirittura lo portai anche su nell'appartamento per far vedere che questa costruzione, poi hanno fatto dei terrazzi proprio senza una tettoia, piove acqua, entra dentro casa. E ripeto, noi siamo gente che paghiamo l'affitto, perché l'ALER su questo... No, in questo caso è MM adesso. MM, scusate, l'MM proprio non perde tempo, anche se non sono fatti questi lavori. Cioè noi non vogliamo promesse prese in giro, noi vogliamo proprio fatti concreti, perché ripeto, c'è una pericolosità. Non è giusto che in Italia devono sempre succedere le cose e poi si passano ai fatti e si passano a tutto. E signora Tiziana, sinceramente, io aggiungo il suo supporto, grazie. Dato che lei, la ringrazio della sua testimonianza, dato che lei non sta raccontando fantasie come qualcuno del Comune di Milano ogni tanto quando vado nei condomini che poi bruciano, crollano, no, ma sono sempre fantasie prima. Chiedo al nostro regista Paolo Rusconi, lo abbiamo questo documento della signora che è limitrofa al, non diciamo dove, comunque vicina alla signora che ha parlato, cosa dice questo documento dell'ATS Regione Lombardia? Come potete vedere, vi leggo io, dice, vista la richiesta in oggetto, visto il verbale, sopralluogo da operatori della ASL, quindi non Tullio Trapasso, non Maria De Muzio, non gli amici che abitano qui, ma un ente delegato, come dicono, igiene pubblica, risultano che gli alloggi hanno tracce di umidità permanenti non eliminabili con normali interventi di manutenzione. Rabaiotti, la signora ti ha detto una cosa, sicuramente ne sa più di noi che chiaramente non viviamo qui, ma abbiamo anche i documenti, verba volant, scripta manent, diceva qualcuno. Quindi invece di fare la campagna elettorale, evitare questi elettori o questi cittadini, prima di tutto cittadini, che sono qui a dirvi quello che non va, forse era il caso che oggi qua dietro questo tavolo ci foste anche voi. Comunque andiamo avanti, faccio parlare un'altra persona molto informata sulle situazioni di tutta Milano, che è Emanuele.
Prego, un microfono, sì, Emanuele. Io sono qui in una veste di esterno, vengo qui come pubblico, in quanto ci occupiamo con la nostra associazione di mettere insieme i casi critici che riguardano anche le case popolari, come anche altri problemi che sul degrado di Milano. Io rimango sempre esterrefatto ogni volta, anche se è sempre la stessa storia, e Tullio lo sa bene, insomma, perché spesso lo seguiamo, e il punto è che bisogna veramente, è giunto il momento di prendere in mano seriamente la questione delle case popolari per risolverla, non soltanto per lamentarsene o per in qualche modo rassegnarsi. Bisogna trovare soluzioni, è urgente, perché rischiamo da un momento all'altro che uno di questi che sembrano piccoli difetti possano portare anche delle forti sciagure. Poi quando succedono è difficile poi anche solo manifestare la nostra vicinanza, visto che poi sapevamo che il problema esisteva. Ecco, Emanuele. Quindi mettiamoci sull'avviso, troviamo una soluzione al di là del confine politico che possa esserci. Ecco, Emanuele, dato che noi non siamo persone che viaggiano con la benda davanti agli occhi, abbiamo visto, allarghiamo il discorso, perché siamo tutti cittadini di Milano, cittadini delle case popolari o comunque persone che vivono questi luoghi. Abbiamo visto poco distante da qui a Quartogiano uno stabile dove un ragazzo è rimasto bruciato vivo, uno stabile in via San Bono dove quel signore che ti sta tenendo il microfono, Aurelio Miranda di Voci di Periferia, perché qui chiaramente non ci sono persone prezzolate, ci sono persone interessate alle cause che le vogliono portare avanti, ha visto un palazzo bruciare vicino Piazza d'Armi. Ecco, mi prometti il tuo impegno qui davanti ai tuoi cittadini, tu che sei così bravo, oltre che a suonare il piano, anche a scrivere delle cose meravigliose, di presentare un'interrogazione, oltre a quella che ho fatto io, alle autorità competenti? Della nostra associazione Rinasci Futuro ci impegniamo senz'altro a portare interrogazioni da far firmare a tutti gli interessati, che poi presenteremo a tutti i partiti, a tutto l'arco politico, in modo tale da verificare che effettivamente la politica rappresenti la base, al di là dell'appartenenza di un gruppo o dell'altro gruppo. Noi crediamo che ci possano essere soluzioni, non peraltro abbiamo deciso, proprio da cittadini, da normalissime persone che hanno un lavoro diverso da questo, una vita normale, però abbiamo deciso di unirci chiamandoci proprio Rinasci Futuro per cercare di dare una via d'uscita, una speranza, qualcosa che debba in qualche modo dare un nuovo senso a quella che sta diventando una quieta disperazione. E questa cosa non deve succedere, perché abbiamo una dignità da difendere tutti noi. Anche perché aggiungo, io in tutti i quartieri di Milano dove mi trovo con tutti gli amici che sono qui, quelli che ci seguono in ogni puntata, in ogni nostra tra virgolette azione, siamo stati dappertutto, al Palasharp, siamo stati al mercato comunale di Cutiotto dove facevano i combattimenti dei cani, siamo stati in diversi campi rom, appartamenti occupati, in molti ci volevano addirittura sparare, qualcuno di questi gentiluomini che ha cercato di spararci ha appena ammazzato un bambino in questi giorni, i rom bosniaci, quindi gli auguro tutto il peggio, non me ne frega niente, dopo che ci ha minacciato eccetera, sapevamo già che erano delle brutte persone. Quello credo che manchi è un contesto di cittadini, di persone, tra le persone che si aiutano fra di loro, perché gli altri siamo noi, un giorno un problema possono averlo loro, un giorno lo possiamo avere noi. Quindi hai detto una cosa veramente interessante e utile, e ti ringrazio per quello che fai e per quello che farai, e attenzione perché poi ti osservano, guarda che ti vedono, quello che fai. Aurelio, io passerei il microfono a Salvatore Mollica. Ciao Salvatore. Ciao, buonasera a tutti. Senta, dunque il problema abbiamo visto come dal filmato che strutturalmente questa casa qui insomma cade a pezzi. Però io tornerei indietro di un bel po' di anni, parliamo del 2009, esattamente un anno e mezzo dopo che io sono venuto ad abitare qui.
Intanto quando hanno consegnato le case dicevano che hanno fatto dei controlli, ma io questi controlli veramente non li ho visti, perché mancavano addirittura delle prese, mancavano, le piastrelle erano tutte rotte, parliamo del bagno, della sala. Comunque, a parte questo, io nel 2009, esattamente periodo di Natale, così, in punto in bianco, il mio bagno schizzava acqua, usciva acqua dalle piastrelle e si è allagato l'appartamento. Scusa, raccontacela bene, perché sì, abbiamo dall'altra parte un tecnico che ha lavorato qui, che esatto, non faremo vedere. Praticamente erano i... Cosa succedeva? Raccontagliela lui, che lui... La colonna del bagno, c'erano i tubi dell'antincendio. Evidentemente i raccordi, le saldature sono saltate e lì dalle piastrelle schizzava fuori l'acqua. Per cui nel giro di neanche un paio d'ore l'appartamento era allagato. Se non che smontano il bagno, bascano a bagno fuori. Insomma, una quanti cosa veramente... scusami, il palazzo quando è successa questa cosa? Dunque è successo nel 2009, dicembre del 2009, io sono venuto ad abitare nel 2008, per cui è un anno e mezzo. Quindi circa, due anni di costruzione, due anni, del palazzo. Due anni di costruzione. Chiedo al signore dall'altra parte, vuoi dare una replica, vuoi dire qualcosa? Tanto non ti si vede in faccia. Ok, va bene. Va bene. Se non che volevo dire ancora un'altra cosa. Volevo dire che, forse mi chiedo io, tanti si chiederanno, ma effettivamente quando, prima di consegnare queste case, li hanno fatti questi controlli o no? Per me non li hanno fatti, perché a me mancava nel sottotetto il mobiletto di copertura. Mi mancava l'interruttore della lavatrice, poi come ho detto prima, le piastrelle, eccetera. Poi volevo sottolineare un'altra cosa. In questi appartamenti qui, che sono a canone concordato, praticamente io ho fatto un cambio d'alloggio. Scusami Salvatore, sì, possiamo fermarti un attimo? Sì. Mandiamo il filmato per ricominciare. Ok, d'accordo. Eccoci rientrati, siamo sempre nella struttura di via Beniamino della Torre 1, in questa sala hobby che oggi stiamo usando per fare il City Report fuori studio con i cittadini. Perché questa iniziativa? Proprio perché vogliamo sentire la voce dei cittadini, perché di politici che ce le raccontano di ogni colore ne abbiamo sentite tante e non si concludono mai. Ma i cittadini che vivono queste realtà ne sanno molto e è giusto che tra cittadini ci si scambi delle informazioni. Torniamo dal signor Salvatore che stava finendo il discorso che ho interrotto prima, mi scusi, prego. Sì, ecco, stavo dicendo,
siccome qui è il problema di tanti, di tante persone che hanno il contratto a canone concordato, tra l'altro io ho dovuto fare un cambio perché nel mio alloggio c'era una scala interna che portava su le camere e il bagno di servizio. Se non che io ho chiesto appunto questo cambio, mi hanno dato il cambio qui in via Don Francesco Beniamino della Torre. Io beh, avevo tre locali, d'accordo, mi hanno dato due. In che torre abiti tu? Visto qui che... alla numero uno. Uno, ok. Ecco. Praticamente io però lì in Pasubio avevo un contratto a canone sociale, cioè che io ogni due anni presentavo il 7.30, in base a quello che guadagnavo c'era una tabella e io pagavo l'affitto in base a quella tabella. Purtroppo quando mi hanno fatto il contratto non mi hanno detto che era a canone concordato, non mi hanno detto niente, mi ha detto lei dia la disdetta dei liquidi, facciamo il contratto. Così mi sono trovato con due locali, con un affitto più grosso da pagare, se non che io dopo i tre anni ho fatto richiesta, allora c'era l'ALER, ho presentato i documenti, mi ha detto sì, a lei spetta il canone sociale, però mi ha detto deve cambiare alloggio, cioè mi sembra una cosa assurda. Come si fa a cambiare alloggio? Cioè non è che ci vogliono prendere una valigia. Scusami, ma chiedono un cambio alloggio a te per quale motivo? Perché c'hai sette camere e sette bagni? No, perché ho il contratto a canone concordato. Mi dicono che non si può fare altro che soltanto cambiare alloggio. Allora, mi sembra una cosa assurda. Però l'anno scorso, prima delle elezioni, c'è stata un'altra assemblea che hanno detto, beh, magari così non si può fare, però forse possiamo cambiare il contratto in base a quello che guadagna, magari riusciamo praticamente a delineare il contratto un po' più specifico. Ma questo non è mai successo. Io sono anni che lotto, purtroppo, mi dicono sempre, no, lei deve cambiare alloggio. Bene. Direi che questa, scusate se non si sente, questa è una delle situazioni emblematiche del nostro ordinamento, dove molte volte viene prima, anzi spesso viene prima la burocrazia, le amicizie, le consorterie, i soldi, dopodiché vengono le esigenze delle persone. Questo è un chiaro caso di una situazione che si potrebbe risolvere con poco, cambiando un contratto, una persona che già vive qui, ha qui tutte le sue relazioni sociali, ha qui comunque la sua vita, le sue iniziative, e anche di questo chiediamo all'assessore Rabbaiotti, ma anche al nostro beniamato sindaco ossessionato dalle periferie Beppe Sala, molto amico con me su Facebook, mi hanno dato anche il gagliardetto come miglior fans, chiediamo una rapida definizione di questa cosa, dato che dipende dal comune e da MM. Quindi non c'è manco il rimpallo solito che capita, noi alle Regione Lombardia, eccetera, siamo in MM Case, no? Sì, appunto. Ok, Beppe, Gabriele Rabbaiotti, insomma, pensateci un attimino. Infatti, appunto, aveva detto Rabbaiotti che probabilmente magari si poteva fare appunto una revisione del contratto. Aspetti che non si è capito bene, lo ripeta un attimo. Aveva detto Rabbaiotti che si poteva fare una revisione del contratto, nel senso, in base a, se una per esempio... Alcune persone hanno subito dei lutti per cui il reddito è diminuito. E allora loro hanno detto appunto bisogna visionare questi contratti e vedere magari se si può fare qualcosa. Ma Salvatore, scusami, sì. Mi sembra anche chiaro appunto. Una situazione del genere. Io abito qui, perdo un reddito, perdo una situazione, eccetera, cosa fai? Oltre il danno che io ho già subito... fisicamente, psicologicamente, economicamente, mi sradichi dal mio territorio, mi dai anche un danno psicologico superiore. Credo che non sia questo il fine del nostro servizio sociale, della nostra assistenza. Chiedo, passo un attimo il microfono a Mary. Questa situazione cosa mi puoi dire? Beh, purtroppo su fatti non posso dire più di tanto perché la nostra burocrazia è davvero tanto lenta e questa è la prova vivente. Poi il fatto che sia venuto qua Rabbaiotti e abbia detto facciamo e poi non ha fatto, ce lo aspettavamo perché a me sembra che loro agiscano per sfilate elettorali, perché sennò è difficile anche avere un contatto con loro a volte. Oppure ti dicono sì lo faccio, ma poi concretamente se uno non li rincorre... No, ma io ti chiedo come cittadina, fosse tuo padre, tuo nonno, ti sembra una situazione umana, visto che restiamo umani dall'altra parte? No, certo che no, sono umani a ciò che li conviene, comunque ecco. È palese come cosa, soltanto che bisogna farli capire che così non abbiamo funziona. Abbiamo una persona che fa il saluto romano dall'altra parte, gli puoi portare il microfono prima che lo arrestano? Così gli fai dire quello che poi torniamo da Mary. Certo.
Però potevi venire qui, Buonasera, mi vorrei allacciare il discorso del signor Salvatore. È vero che Rabaiotti ci aveva promesso questa cosa qui, l'aveva detta anche a me, che io dovevo cambiare alloggio, e poi mi hanno deciso, dice no, rimanga qui che cambieremo i contratti. Io sto aspettando, la segretaria dell'assessore Rabaiotti mi ha chiamato 15 giorni fa, mi ha detto che aspettano la risposta dell'avvocatura. E sta risposta avvocatura è già passato un anno e mezzo. E noi stiamo Ma aspettando. Tu ci credi ancora? Io ci credo ancora perché... L'avvocatura, secondo te, se una decisione del Comune di Milano e proprietà MM Case hanno bisogno di chiedere a un terzo esterno per darti questo contratto a te? Ma loro io l'ho sentita settimana scorsa e mi ha detto ancora di aspettare a metà giugno. Va bene. Me lo fai sapere se certo, poi te lo danno? Te lo faremo se sapere. Se no, fatti dire chi è dell'avvocatura che ti ha detto di no, così, tanto per... perché così chiariamo se raccontano... No, perché io non posso più stare nel contratto concordato, ma certo. Bensì sono sociale. Essendo sociale non posso stare più là e mi volevano fare il cambio. Ma il cambio, io ho una ragazzina, poi noi abbiamo ormai tutte le cose qui e cambiare non è che cambi dall'oggi a domani, ci vogliono dei soldi. Per cui poi loro hanno deciso nel frattempo, ha detto no, guardi, lei rimanga lì, cerchiamo di cambiare il contratto, adesso aspettiamo e faremo sapere. L'ha detto qui in questa sala Rabaiotti, però stiamo aspettando, ancora siamo a punte da capo. Sì, perché sai che cosa cambia? Scusami Aurelio, tieni il microfono al nostro amico che non si vuol far vedere. Sai che cosa cambia tra un'uscita dal canone sociale e un canone concordato? Sono solo... Sì, soldi, se tu decidi di rimanere qui e gli dai ipotetiche 100 euro in più, rimani qui. E c'è bisogno dell'avvocatura di Stato per sapere... Così, me l'ha detto anche la settimana scorsa. Complimenti, questa è la facilitazione per i cittadini. Sì, sì, l'assessore Rabaiotti, sì, sì. Un anno e mezzo che aspetta la risposta, attenzione. Ti dico una cosa, sì, se tu fossi da un privato che ti ha fatto un contratto di quelli famosi che stanno facendo adesso a cedolare secca, sì, e gli dice, e questo ti diceva guarda voglio cambiare, scaduto il contratto chiaramente, certo. Voglio aumentare il canone, di quanto lo aumenti? Di 100 euro, tu gli dicevi di sì, avevi già il contratto, era già finita. Ah beh, sicuramente. E a te ti certo. sembra normale? No, è sbagliato. Va bene, mi prenderò carico anche di questa situazione perché è incivile. Ok, grazie. Sì, porta pure il microfono se devi portarlo al signore. Sì. C'è un signore del pubblico che vorrebbe venire da te a parlare. Ciao, benvenuto. Ciao. Sei in diretta sulla CTV? Sì. Di pure allora, tutto quello che vuoi. Allora, guardi, io dal 31 dicembre 2018 ho avuto un problema in casa, no? Che mi scendeva l'acqua, proprio l'acqua. Allora ho telefonato subito. Dopo un mese e mezzo è venuto fuori il geometra, che ha visto e tutto, fotografato, e ha detto, vabbè, mando fuori un idraulico. Passato ancora un mese, è uscito l'idraulico. Solamente cosa è successo? Quello di sopra ha tolto la pipetta del bagno, no? E tutta l'acqua invece di scendere, no? Mi erano tutti in casa a me, no? Allora ho telefonato subito, mi ha dato una raccomandata, senza risposta. Ho aspettato ancora un po', e quello lì, l'idraulico mi ha detto di lasciare asciugare, perché c'erano dentro ancora una cinquantina di litri d'acqua sotto, perché andavano là con un pezzetto di stoffa per tirarla fuori, invece di avere una pompetta a meno di aspirarla. Questo no? In che periodo era? L'anno scorso, in marzo per esempio, no? Capisce? Te l'hanno risolto? Allora, dopo cosa è successo? Ho dovuto aspettare che venisse giù tutta l'acqua, così avevo tutto l'appartamento marcio. Ti ha rovinato no? I mobili? No, l'ho spostato tutto i mobili, per forza. Allora, cosa è successo? Dopo qualità della vita a Milano? Dunque io poi dopo, siccome che ho l'80% di invalidità, e tra quelli anche quello che non potevo respirare, un po' di asma, non respiravo di notte, mia moglie veniva, stava male, no, e poi niente, l'ho dovuto decidere. Hai le muffe a casa anche? Tutto a casa io. Quindi sei come quel certificato che ho visto prima, appartamento insalubre? Comunque guarda, io ho fatto poi un'altra cosa, l'ho chiamato ancora, nessuno veniva. Ho dovuto prendere e mandare un raccomandato con scritto. Che io mi vergognavo, perché ho sempre pagato l'affitto, che dal mese di luglio io sospendo l'affitto finché trovo i 2.400 euro da pagare in bianchino, perché hanno dovuto fare un lavoro tremendo. No? Da allora io non ho avuto una telefonata, no? Questo settembre è capitato, sono passati non so quanti mesi, adesso 2 mesi fa è venuto fuori un perito, no? Ha fatto, ma è già tutto a posto, no? Grazie. Avevi già fatto il lavoro tu?
Comunque va bene, complimenti sempre. Adesso io però, quando ho finito i 5 mesi, ci ho recuperato i soldi, lì, quando loro mi pagheranno io vado a pagare 5 mesi d'affitto, che io non è che non voglio pagare l'affitto. Però è uno schifo perché non ho fatto una telefonata. Allora, capisco sicuramente, essendo che la situazione non è dipesa da te, non è che ti sei messo tu con la canna dell'acqua a fare una piscina in casa. Sicuramente il problema non riguarda te, ma riguarda l'assicurazione dello stabile che dovrebbe provvedere in questo caso tra condomini che non va bene. Guarda, c'è lì quel ragazzo con gli occhiali che ha parlato prima, Emanuele. Se vuoi parlare con lui... ci fa 2 righe e poi dopo mandiamo avanti anche questa cosa qua. D'accordo. Ti ringrazio. Grazie a lei. Ciao, ciao. Abbiamo finito il tempo, scusateci, abbiamo tanti ospiti. Chiudiamo.